Questo genere di video nuoce gravemente sulla salute del vostro portafoglio. Collezionisti, siamo qua finalmente con la seconda parte di Box Top Class 2022. Raccolta che, ad essere onesti, ha avuto discreto successo come primo video. In effetti devo dire che è una raccolta veramente molto bella. Ripeto, non trovo molto senso, però perlomeno è fatta molto bene. Oggi andremo a spacchettarci gli ultimi 12 pacchetti del box, considerando che il box ha 24 bustine. E come ben sapete, noi abbiamo già trovato la card invincibile, la card più rara di tutta la collezione, che si può trovare una ogni 55 pacchetti. Quindi praticamente la probabilità di trovarla è praticamente una ogni due box, probabilmente anche di più. Oggi l'obiettivo principale è trovare una di quelle card firmate, che sono le altre card più rare, però si possono trovare una ogni 18 pack. Quindi se hai una buona dose di fortuna si possono trovare una sicura box, più una seconda probabilmente. Vi ricordo di sfondare il tasto like, perché se arriviamo a 500 like io vi porto uno spacchettetto di un box tutto in un unico video. Madre mia, quanta roba che si trova! Vi ricordo anche, se ancora non l'aveste fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale, si trova proprio qua sotto. È completamente gratuito, come ben sapete questo è un canale di matti collezionismo come me. E per ultimo vi ricordo anche di seguirmi sui social, Instagram e TikTok, che regà, su Instagram rimarrete sempre aggiornati su tutto, rookie, uscite, esaurite e quant'altro, mentre su TikTok porto una marea di spacchettamenti extra per malati di collezionismo come me. Ovviamente link di tutto in descrizione. Ma prima di andare di là a spacchettarci queste 12 meraviglie, al volissimo volevo mostrarvi una maglia che mi mandano i ragazzi di magliago.com, che vi lascio il link in descrizione, che secondo me è veramente fenomenale. E parlo di lui! Sto parlando della prima maglia del River Plate, perché sì, ci sono anche le maglie del campionato argentino. Come si può ben vedere, la qualità è veramente al top e ci sono tutte le cose ricamate al posto giusto. Ovviamente l'ho presa del classe 2000 Julian Alvarez, che è in prestito dal Manchester City, anche perché l'ha appena acquistato. Lo lascerà in prestito ancora per una stagione a River Plate. Come vi ho già detto in precedenza, questo tipo di maglia me ne manda al sito magliago.com. Vi posso assicurare che, nonostante siano repliche, la qualità è veramente fantastica e i prezzi sono notevolmente bassi. Per di più, se utilizzerete il codice SH al momento dell'acquisto avrete un ulteriore 15% di sconto. Il sito magliago.com, oltre ad avere tutte le maglie della nuova stagione, tra cui quelle sudamericane, ha anche tantissime maglie delle nazionali, tantissime maglie storiche, tute, felpe, giacconi, regà, un botto di roba, fateci un salto, vi lascio il link in descrizione. Detto questo, non voglio assolutamente perdermi ulteriormente in chiacchiere e andiamo a spacchettarci questi 12 pack del box, metà box. Collezionisti, eccoci qua, pronti a spacchettare gli ultimi 12 pack del box. Raccolta che vi dirò mi sta piacendo particolarmente e tenterò di portarla a termine. Questa è la bellissima card invincibile che abbiamo trovato l'ultima volta, ovviamente già anche slivata, perché non poteva essere il contrario. Comunque, vediamo se troviamo una di quelle bellissime fermate, ma anche qualche leggenda. Cominciamo con la seconda parte di box. Abbiamo Griezmann dell'Atletico, Reinaldo del Lille, proprio Lewandowski, signori. Come siamo partiti, signori? Lewandowski, boom boom boom. Alaba del Real Madrid. Poi abbiamo Van der Sar con 100 di difesa, fantastica. Prima leggenda al primo pacchetto, come l'altra volta con Deco al primo pack. Fantastico di Van der Sar. E bastoni, regà, molto bella questa. Ma guardate qui la leggenda, bellissima. Dai con il prossimo pack, Panini. Dai. Partiamo con Sané del Bayern Monaco, poi Christiansen del Chelsea, poi abbiamo Alvarez dell'Ajax, Bellingham, raga, che è doppio, ma questo tipo di doppio io le accetto volentieri, non mi lamento. Robertson, molto bella versione sbilunciosa. Un pezzo di squadra del PSG, ma che pezzo! Messi, Mbappé e Neymar, il tridente da sogno. Terzo pack per noi, e non siamo partiti male, devo dirvi la verità. Ma già che abbiamo Borussia Dortmund, trovare qualcosa di Holland non sarebbe male. Partiamo con Witzel, Lucas Vázquez del Real, poi abbiamo Rudiger del Chelsea, Ansu Fati, che raga appena torna secondo me questo è un crack. Purtroppo è tempestato dagli infortuni, veramente molto fragile. Messi! Firmato! Eccolo qua! 100-100-100! Nello stesso box, card invincibile e Leo Messi. Ma guardate qua che bomba! Che bomba! Veramente bellissima questa, fantastico. Poi ho Mendy e basta. Messi! Madonna, raga, che culo. Messi nello stesso box dell'invincibile. Ovviamente neanche a dirlo la slivviamo. Raga, oggi meglio di così non ci può andare. Vediamo se troviamo un'altra firmata, ma ora la vedo veramente dura. E partiamo con Rensk dell'Ajax, poi abbiamo Savic dell'Atletico Madrid, Akanji del Borussia Dortmund, poi abbiamo Mason Mount del Chelsea, un pezzo di squadra della Juve a parte difensiva e Koke. Vabbè, raga, un pacchetto per farci tornare i piedi per terra serviva, vi dico la verità. E abbiamo Reina del Dortmund, Thiago Silva del Chelsea, poi abbiamo Fabinho del Liverpool, che è triplo nello stesso box probabilmente, Kimpembe, tutto sbilancicoso, un pezzo di squadra dell'Atletico e Correa. Prossimo pack Panini top class, vediamo se ci dice bene. E abbiamo Dani Alves del Barcellona, James del Chelsea, poi abbiamo Coman del Bayern Monaco, Darmian dell'Inter, D'Artagnan, poi abbiamo un pezzo di squadra dell'Ajax e Bamba del Lille, che mi dissocio.
Con questo pack abbiamo superato la metà. Vediamo cosa ci esce. E abbiamo Karim Boom Boom Benzema, un goleador clamoroso, grandissimo numero 9. Gimenez dell'Atletico, Courtois del Real, Barellone. Questa mi piace, l'apprezzo tantissimo. Un pezzo di squadra del Lille e lo squadro del Barcellona. Regà, domanda più che plausibile. Voi siete team Lewandowski o team Benzema? Prossimo pack top class, vediamo. Ritroviamo Barella, ma questa volta in un'altra versione. Diogo Jota del Liverpool, Depay del Barcellona. Poi abbiamo Jones del Liverpool, Mahrez, bella questa. E lo squadro del Liverpool. I pack cominciano a scarseggiare, signori. Pochi rookie abbiamo trovato, devo dirvi. Solo una finora. E abbiamo Kulusevski della Juventus, ma attualmente gioca al Tottenham. Lemar dell'Atletico Madrid. Braithwaite del Barcellona. Werner del Chelsea. Ah, chiamata, ragazzi. Sembra che le sto chiamando apposta, ma non è per nulla apposta. Abbiamo Morton del Liverpool, rookie. Questa è molto bella. Poi abbiamo Klassen dell'Ajax. Siamo al terz'ultimo pack. Vediamo cosa ci può uscire ora. E abbiamo Witzel, che è doppio, Lucas Vázquez, che è doppio, Diallo, che è doppio, regà, tutti doppi. Musiala del Bayern Monaco, molto bella, bella questa di De Bruyne, non è firmata, ma che bella, bellissima veramente. E un pezzo di squadra del Liverpool. Penultimo pack top class, vediamo se riusciamo a trovarci qualcosa. E abbiamo Mané del Liverpool, Alvarito Morata della Juve, Mendy. Poi abbiamo Akanji appena trovato, quindi doppio. De Jong, questa è veramente molto bella, e un pezzo di squadra del Manchester. Siamo all'ultimo pack. Cosa potrà uscirci all'ultimo pack? Nulla, generalmente nulla. E abbiamo Eric Garcia del Barcellona, il portiere dell'Ajax. Poi abbiamo Zinchenko, l'ucraino del Manchester City. Matip del Liverpool. Poi abbiamo Oblak, questa è veramente molto bella, in versione speciale. Un pezzo di squadra dell'Inter. E Tadic. Vabbè, sto giro niente, eh. Regà, ma cosa dire di questo spacchettamento? Rookie e leggenda li abbiamo trovati. La firmata forse abbiamo trovato quella più prestigiosa, l'uomo che ha vinto 7 palloni d'oro. Anche un po' in fase calante, ma regà, è pur sempre Messi. E ricordo che è la sua prima card fuori dal Barcellona. Cioè, ma guardate qua che coppia incredibile che mi è uscito fuori da questo box. Grazie, Panini. E ovviamente con questa bellissima card firmata di Leo Messi, vi ricordo di sfondare il tasto like, iscrivervi al mio canale, seguirmi su tutti i miei social. E detto questo, vi lascio direttamente al prossimo video. We'll be right back.